Tante cose di cui parlare, signori, anche se quella più importante ce la stanno facendo soffrire più del previsto, ma state con me perché vi spiego tutto. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera Juventini de mi corazon, how you doing? Come state? Come state? Le partite di Champions sono appena finite, io lo so che ci avete un'angoscia e una nostalgia e un... o perlomeno questo è un po', sono un po' i sentimenti che sento io in questo momento, quindi il vostro Andrea da New York, stay calma come sempre, non vi lasciate prendere delle emozioni. Oggi doveva essere una giornata importantissima, ci dovevano dare un sacco di risposte, non ce l'hanno date, ma ne parliamo dopo. Io voglio cominciare questo video facendo le congratulazioni appunto all'Inter che ha battuto il Benfica, che conosciamo bene, Benfica appunto che nonostante il terzo gol sullo scadere del secondo tempo, il 3-3 non è bastato perché appunto i due gol dell'Inter all'andata hanno fatto nettamente la differenza, anche se devo dire non c'è poi stata tutta questa partita. L'Inter ha concesso le occasioni quando si sentiva comoda, quando si sentiva praticamente già passata, già dall'altra parte. Ieri sera partita molto più intensa e diciamo i complimenti se li è meritati molto di più il Milan, perché ha affrontato il Napoli a Maradona che ha fatto male a tante squadre importanti quest'anno. Noi ci siamo passati anche noi, ma per come stiamo performando non voglio considerarla una sfida importante quella che abbiamo giocato. Il Milan ha fatto un partitone, signori, e si è meritato questa semifinale. Io quello che dico in apertura, nostalgia, un po' di tristezza, no? Che peccato, perché appunto dopo 20 anni si ritorna a giocare un derby milanese in semifinale. 20 anni fa dall'altra parte c'era, come appunto oggi, il Real Madrid, che se la giocava con noi, con la Juventus, che oggi invece lascia il posto a questo Manchester City dei sogni di Haaland. E noi che abbiamo i nostri sogni, domani ce l'andiamo a giocare, ma come ben vedete, a dimostrazione di quello che noi stiamo affrontando in questa stagione, oggi gli argomenti che trattiamo non sono esattamente la preparazione alla partita e il gioco, non gioco, chi gioca, chi non gioca, eccetera, eccetera. Abbiamo altre gatte da pelare. Comunque, i ricordi di quella stagione, nonostante poi il finale con il rigore di Shevchenko che regala la Champions League al Milan, è stata una stagione spettacolare. Io colgo sai, questo ricordo, questa occasione per fare una riflessione sempre su quello che è il nostro motto: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E noi sappiamo che nel nostro palmares è quello, noi non è che andiamo a contare le finali di Champions, eccetera. Però allo stesso tempo, come gruppo, come squadra, come crescita personale e come crescita di squadra allo stesso tempo, non è tanto importante la vittoria e l'obiettivo quanto il percorso, no? Il percorso che si fa insieme nel cercare di raggiungerlo, quell'obiettivo. Io quella stagione non me la dimenticherò mai, come tante altre, però quella, nonostante il finale, è stata una delle stagioni più indimenticabili. E con il mio babbone Lucio eravamo al terzo anello del No Camp, al ritorno del quarto di finale contro il Barcellona, esattamente dietro la porta dove Zalageta, assistito dal grandissimo Birindelli, metteva il gol del 2-1 ai supplementari, e cominciava una delle notti più memorabili che io e il mio babbone abbiamo mai vissuto durante la nostra storia juventina. Quindi, come dico sempre, pensieri positivi, nostalgia tantissima, tristezza nel,
non poter essere lì come siamo normalmente, come siamo abituati a giocarci le nostre carte su palcoscenici importanti, però allo stesso tempo pensieri positivi, perché quello è il nostro habitat e ci torneremo presto. Adesso pensiamo ai nostri piccoli obiettivi, che presi singolarmente sono tutti grandissimi obiettivi, e oggi il primo risultato, piccolo risultato, lo decideremo poi dopo, è stata la conferma della curva aperta contro il Napoli per la partita di domenica. Perché dico che lo decideremo domenica se è stata una vittoria oppure no? Perché ultimamente la curva, abbiamo visto, a volte protesta, a volte invece protesta, e ci sono altre volte in cui protesta e non tifa, non canta. Io adesso non mi voglio mettere a discutere, perché non sono all'interno di queste discussioni, di queste argomentazioni, quindi non mi metto a parlare di cose che non conosco, però il mio modo di pensare è sempre lo stesso. Siete lì, state giocando con la nostra squadra, date il vostro supporto e poi, una volta finita la partita, andate a fare tutte le proteste che volete, per favore. Io non chiedo altro. Spirito, andiamo, forza Juve, a casa senza voce, tutte le volte. E quindi curva riaperta contro il Napoli, speriamo, vediamo se domenica sarà una buona notizia. E l'altra notizia importante che stavamo aspettando era quella del CONI, che invece ha deciso, visto che mancava soltanto un giorno, anzi, visto che mancava ancora un giorno alla partita di ritorno di Europa League contro lo Sporting, hanno detto: perché non ci prendiamo un po' più di tempo per decidere, no? In fondo la giustizia sportiva normalmente non prende decisioni così velocemente, quindi prendiamoci un po' di tempo e ve lo facciamo sapere quando gioca la Juve. Domani? Ve lo facciamo sapere domani mattina, appena prima della partita. Che ne pensate? Come va? Che piace, ma quanto è bello essere juventino, signori! Quanto è bello essere gobbo! Io non mi smetterò mai di ricordarvelo. Comunque sì, aspettavamo tutti questa decisione, che non c'è stata per ora, quindi dobbiamo aspettare domani mattina. La buona notizia è stata che il Codacon, insieme al Napoli Club, credo Maradona, si erano presentati per costituirsi come parte civile, perché loro dicono: nel campionato 18-19, se viene dichiarato che la Juve ha falsato il campionato attraverso l'utilizzo delle plusvalenze, il Napoli è arrivato secondo e noi pretendiamo che lo scudetto sia tolto alla Juventus e dato al Napoli. Io adesso, ragazzi, ho capito che c'è uno storico che vi dimostra che tutto questo è possibile, però se veramente volete prendere esempio dall'Inter del 2006, se veramente vi volete provare ad attaccare questo scudetto di cartone sulla maglia azzurra, che chissà, magari ci sta pure bene, il cartone ha un colore che con l'azzurrino, io ci proverei pure. Però quello che dico, se volete prendere esempio dall'Inter nel 2006, quello che dovreste fare è trovare un campionato in cui siete arrivati terzi, perché l'Inter nel 2006 si era classificata terza, quindi il fatto che siete secondi automaticamente vi fa saltare in lista, capito? È un po' complicato, però riprovateci un'altra volta, visto che il CONI oggi comunque direttamente va cacciato via, riprovateci la prossima volta, magari trovate un campionato in cui siete nella posizione giusta. Dai, non vi fate spiegare tutto in questo modo, per favore, che dopo mi sembra di parlare ai bambini. Comunque, il CONI ce lo farà sapere domani. Noi passeremo questa notte come la notte più lunga, questa è una citazione del mio amicone Dario Pellegrini, come l'ha definita ieri quando stavamo a Juventus. Lui parlava della notte di ieri, invece a questo punto è questa che sarà la notte più lunga, che ci porta finalmente alla decisione dei 15 punti. Noi non possiamo sapere niente,
anzi, il fatto che stiano prendendo tutto questo tempo per decidere, personalmente a me fa anche un po' preoccupare. Quello che possiamo dire per certo è che il signor Tao Cher, se non mi sbaglio, che è il procuratore appunto del CONI, procuratore generale del CONI affidato all'accusa, che dice appunto che le teorie della difesa hanno un fondamento e che si auspica che venga rinviato tutto al giudizio della Corte federale. Questo che cosa ci dice? Ci dice che sicuramente siamo in una buona posizione, nel senso che gli avvocati della Juventus non hanno fatto una brutta arringa, no? Hanno sicuramente colpito nel centro, però vediamo già appunto l'accusa sulla difensiva nel momento in cui chiedono che la sentenza non venga annullata ma che venga rinviata in modo da poterla rimodulare, diciamo, no? Rifare in maniera più moderata. Che dire, io ovviamente come tutti noi spero che venga annullata, ma sappiamo che dalla giustizia sportiva ci possiamo aspettare di tutto e di più, signori, di tutto e di più. Io le aspettative che ho è questo, di tutto e di più, sono pronto a non stupirmi di niente, assolutamente. Quindi, detto questo, io vi dico state tutti molto calmi, ok? Vi lascio con le solite tre regole: stay fresh, stay crispy e stay calma. E mi raccomando, no, non l'ho detta bene questa. È un finale un po' del c***o, rifacciamolo. E vi lascio sempre con le solite tre regole, signori: stay fresh, stay crispy, stay calma. Ciao belli.